I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Madonna Alta di Perugia sono intervenuti alle 14:30 di oggi per la rimozione di parti pericolanti del campanile di Sant'Enea a Perugia. Alcuni pezzi, infatti, sono caduti sulle auto che erano parcheggiate sotto. Sul posto anche gli agenti e gli ufficiali della Polizia Locale di Perugia. Nessuno è rimasto Cosa è ferito. successo stamattina? Perché sono cadute delle pietre, si è rotto un vetro, un tergicristallo e poi noi circoliamo e quindi ogni tanto vediamo cadere una pietra. Ecco, e c'era anche una ficaia. I fichi erano pronti in anticipo. Dove? In cima al Sì, campanile? sì, sì. Non capisco. L'hanno tolta? Sì, tutto a posto. Quindi Sì. manutenzione, diciamo. Sì. Andrebbe fatto, secondo me, sistematicamente. E ci sono gli anziani, quindi girano per passeggiare così la sera soprattutto. Ecco, grazie. Niente, ci sono andati i pompieri dalle due poretti che hanno pulito la ficaia, hanno tolto tutto, capito? E cosa è successo praticamente? E niente, sono caduti i quattro sassettini e allora uno si allarma subito. Ah, non era in cornicione caduto. No, 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 assolutamente. Bene. Ecco.